No, la prestazione è stata buona, ma dobbiamo confermarla domani. Cioè, domani è una verifica importante se dare continuità di prestazione, di risultato alla trasferta di Palermo, perché determinate quello in un campionato di Serie B, ma specialmente nelle ultime 8 partite che mancano. Cioè, determinate dare la continuità e soprattutto migliorare magari negli ultimi 20 metri, il passaggio, il tiro in porta, il gol. Cercare di migliorare lì. Poi sappiamo che troviamo di fronte una squadra, secondo me, ben organizzata, gioca molto bene a calcio, palleggia bene, perciò è una partita difficile come tutte quelle di Serie B. Ma noi, quello che voglio dire io contento della prestazione, ma so voglio vedere domani, perché per me è domani che vedo veramente se abbiamo le palle o meno, perché domani si vede. Ma io l'ho visto sempre a Cittadella, l'ho visto il Bari. Mi aveva dato il senso di una squadra molto organizzata, che gioca bene a calcio, che è propositiva, che non verrà sicuramente qui a star lì. È una squadra che gioca, organizzata, e ho avuto una buonissima impressione di Grosso perché ha messo la squadra bene in campo, con qualche idea nuova anche su certi movimenti, sì che mi è piaciuto, insomma, ecco. Ho due o tre dubbi me li hanno fatti venire perché ho visto dei giocatori che sono saliti di condizione. E che li ho visti bene. Perciò vediamo, perché sono combattuto se dare continuità alla formazione che ha fatto una buonissima prestazione lì. No, il modulo no. Modulo rimane quello. Se dare continuità a quelli che hanno fatto una buona presenza, oppure se quei dubbi che mi hanno fatto venire, se farli subito dall'inizio. È solo una cosa che ci devo pensare un attimo. Allora, Cocco. È passata una settimana, sono passate 2 settimane, lo vedo migliorare in maniera incredibile. Nel senso, la prima settimana ha migliorato, questa settimana ancora di più. Cioè, lo vedo proprio il Cocco che conosco. Comincio a intravedere un giocatore che la Serie B l'ha sempre fatta bene. Incomincio a rivederlo, questo devo dirlo. È uno dei dubbi.